Jaime Baez, di nuovo al San Vito Marulla, di nuovo allenamenti con la tua squadra. Adesso sei un rosso-blu a tutti gli effetti. Sì, molto, veramente molto contento di essere parte di questa squadra. Sono contentissimo, anche l'anno scorso mi sentivo così, però quest'anno sapendo anche che sono proprietà del Cosenza è anche un plus per me di lottare insieme ai compagni e quindi niente, speriamo fare una bella stagione e ripetere quello dell'anno scorso e migliorarlo, sì, si può. Ecco, in effetti, tante presenze. Se non sbaglio, è stata la stagione in cui hai collezionato più presenze da quando sei qui in Italia, con le squadre le quali giocavi in prestito dalla Fiorentina, la rete, quella di Carpi, che ricordiamo tutti, ma in generale è stata una stagione più che positiva per te. Sì, infatti hai ragione, penso che è stato l'anno che ho fatto più presenze, che mi hanno dato anche la possibilità, anche la fiducia di giocare, anche quando non fai così bene ti danno anche la fiducia di giocare, quindi quello è un plus che ti dà sempre anche al livello di fiducia in te stesso, quindi quello mi ha aiutato troppo, tanto, all'ora di giocare. L'anno scorso, per necessità, alcune volte sei stato schierato in ruoli che non sono propriamente tuoi, nonostante questo hai ben figurato. Adesso sembra che dagli allenamenti, dalle idee, da quello che ci ha detto il mister in conferenza stampa, si vada verso un modulo e un ruolo che a te calza a pennello. Sì, comunque io sempre se l'ho detto al mister, a tutti i miei compagni anche, sanno che dopo dentro il campo se devo dare una mano ai miei compagni e fare un'altra posizione lo faccio anche volentieri, quindi non è un problema. Comunque sicuramente come esterno d'attacco mi sento molto più comodo. Adesso domenica il primo impegno ufficiale contro il Monopoli in Coppa Italia. C'è la voglia, la volontà di oltrepassare questo scoglio per poi affrontare il prossimo avversario. No, sicuramente, poiché è anche molto molto importante cominciare con il piede giusto la stagione, perché cioè, per noi comincia adesso, la prima partita ufficiale ce la dobbiamo prendere con tanta importanza e dobbiamo passare il turno. E poi il campionato che, guarda caso, comincerà con il derby, un derby che ci ricorda il tuo assist per Carlo Sembalo nel gol vittoria qui al San Vito Marulla. Sì, bella partita anche di là, è stata molto molto bella perché abbiamo vinto in casa e fuori, quindi è stato molto bello, però quest'anno è un altro anno, cominciamo di zero, quindi dobbiamo pensare che sarà durissima come tutte le partite del campionato, quindi dobbiamo pensare già a Crotone, come rispettare sempre la squadra che dobbiamo affrontare e poi fare attenzione in tutte le parti del campo e quindi niente, fare in modo di vincere la partita e stare più tranquilli possibile. Tornando a te, ed è l'ultima domanda, hai scelto il Cosenza, ma hai scelto anche Cosenza, un po' la città ha contribuito nella tua scelta. No, sicuro, sicuro, qua ti fanno sempre stare bene, ti fanno sentire comodo, come le ho detto sempre, e il tifo di questa piazza è incredibile, la gente nella strada, poi ti fanno sentire importante e quello per un giocatore è sempre, sempre bello, per qualsiasi persona penso che sia bello, che ti fanno vedere quello che fai, che stai facendo bene, quindi niente, anche per loro devi lottare, devi stare bene. Grazie Jaime e forza lupi. Grazie, forza Lupi.